Ciao a tutti, oggi è martedì 29 maggio 2018, mi trovo qui nella zona della cittadella, sono con il professor Manzini, dato che ci hanno ventilato che in questa zona giorni fa hanno portato della mobilia. Allora veniamo a vedere quello che c'è. Ecco qui che il professor Manzini ci fa strada. Qui adesso è un pochettino buio, possiamo vedere quello che c'è. Allora, professore, allora, qui noi siamo venuti quest'inverno e tutta questa roba qui non c'era. Allora, Si sta organizzando un'abitazione, evidentemente, una povera abitazione, ma che piano piano cerca di aumentare le dotazioni. Abbiamo qui un divano, un letto molto un divano stile Cocodè o Rococò? impero, stile impero. Qua abbiamo un letto molto molto spartano, una branda direi, e una specie di armadio con accatastati pantaloni. Sembra che abiti un uomo, un maschio, dalla tipologia delle cose. Anche qui un rasoio qua sopra con delle pile, povere cose per povera gente. Il problema è come affrontare questo tipo di emergenza, perché ormai sta diventando endemica. In Alessandria abbiamo ormai mendicanti e senza tetto, e quelli che una volta venivano chiamati barboni, ormai in un numero impressionante. Comunque gli armadi sono pieni di indumenti, eh? Qui abbiamo anche dei resti di fuoco per scaldarsi o per far qualcos'altro. Lì abbiamo una riserva di legna. Quindi queste persone in qualche modo cercano di sopravvivere. Abbiamo degli indumenti stesi, una giacca. Non possiamo immaginare chi sia il proprietario, sicuramente una persona fortemente in difficoltà e verso la quale forse bisognerebbe dare qualche segnale di aiuto rispetto a tutto quello che invece succede per altre persone che forse non meriterebbero l'aiuto che Ma questo. se una persona si adatta ad abitare qua, per conto mio, più che clandestino non è. Non ne sono sicuro, magari sono anche delle persone cadute in disgrazia, barboni che ormai hanno consolidato la loro vita raminga in questo modo. Non direi che sia un clandestino per forza. Comunque qui abbiamo una catasta di indumenti, felpe, probabilmente sono frutto di raccolte da qualche parte. Abbiamo anche dei libri, qui un libro che è intitolato I grandi enigmi delle civiltà scomparse. Sì, ma se tu noti, abbiamo degli accessori elettrici, televisori, affettatrici, la macchina del pane, probabilmente nuove, probabilmente roba di furto, però qui elettricità che non ce n'è. Che cosa se ne fanno?
Ma è un po' il tentativo dell'accumulo e magari del fare poi baratti o vendite, eccetera. Certamente qui trasuda una miseria esistenziale ed economica molto grave che rischia di diventare anche la cifra di una parte della popolazione della nostra città. Ormai noi non ce ne accorgiamo, ma dietro ogni angolo spesso e di notte in particolare si celano questo tipo di persone, queste persone che sono gli invisibili. Ok, va bene. Allora, dalla prossimità della cittadella, io vi saluto e ci si vede poi in un altro video. Salve Arrivederci a tutti! professore, arrivederci. Salve.